Innanzitutto siamo particolarmente contenti di stare stasera qui a Visione fuori raccordo. Questo è un film molto poco raccontato, molto periferico, nato nel che getta le basi nel 2001 in una lettura folgorante di uno scrittore kenyota che ha scritto un libro che si intitola Spostare il centro del mondo, e in cui appunto fa una riflessione, Ngugi wa Thiong'o, grande autore kenyota, che faceva tutta una riflessione critica sulla la rappresentazione dell'Africa da parte dell'Occidente, dei reporter occidentali, e noi in quel periodo stavamo pensando all'idea di fare un documentario sui ragazzi di strada, e lavorando con Angelo e con Joe Moruri, che è il capo progetto di questo, che da 20 anni lavora con i ragazzi di strada in Nairobi, ci è venuta l'idea molto semplice di, invece di fare noi il documentario con loro, di cominciare a lavorare con loro per renderli autori di una serie di lavori, e fare un progetto, di sviluppare un progetto che potesse aiutare questi ragazzi a intraprendere dei percorsi di recupero, di uscire dalla strada, lasciare la strada, e allo stesso tempo riuscire a lavorare sul punto di vista, sulla creazione di prospettive differenti, di racconti differenti di queste realtà che noi veniamo sempre raccontate in maniera molto fredda, molto professionale, da dei reporter esterni che ci arrivano in maniera aggressiva, che mettono la telecamera di fronte a questi ragazzi. Tutto quanto nasce da un progetto di AMREF, che probabilmente conoscete, questa grossa organizzazione africana che lavora in Africa orientale. È un progetto che è nato nel 2000, che aiuta oggi migliaia di ragazzi di strada, e che fa tutta una serie di progetti di assistenza, di recupero, di counseling familiare, individuale e psicologico, con le famiglie, che cerca di dare una risposta a questo fenomeno drammatico dei ragazzi di strada di Nairobi, che si parla di, sono dati sempre diversi, da 60.000, 100.000 ragazzi di strada. Quando abbiamo cominciato questo progetto il fenomeno era veramente drammatico, oggi forse è leggermente migliorato, e quindi da questa idea è nato questo progetto, che poi grazie alla tenacia e alla dedizione di Angelo, e soprattutto alla sua grande capacità di riuscire a rispettare il punto di vista di questi ragazzi, però garantendo un lavoro molto, molto, molto attento anche ai format, anche alla possibilità di distribuire questi prodotti, e anche di sviluppare, anche di non fare, diciamo, quelle cose che ogni tanto si vendono, che sono delle esercitazioni, ma che poi non rimangono fine a se stesse, rimangono confinate. Questo è un progetto che, oltretutto, commissionato dal National Geographic Channel, è andato in onda in 150 paesi del mondo, e ha vinto un premio molto importante a Nairobi, nel mercato televisivo, il primo premio della sezione ragazzi della televisione africana. Quindi, insomma, ha ottenuto riconoscimenti anche in Africa, ha vinto la menzione speciale del Festival di Bellaria, e niente. E quindi questo è per fare un'introduzione. Adesso passo la parola al regista, che ci spiegherà anche il lavoro, come è stato fatto questo lavoro poi sul campo. Io risponderei volentieri a delle domande, se ci sono. Ecco. Facilitare. No, ho notato che mancava nell'alfabeto la U, ma noi avevamo in programmazione Ubu sotto tiro, quindi siamo a posto. No, una domanda semplice, magari ci siamo fatti anche prima, cioè come è stato composto questo alfabeto, insomma, che cosa è stato detto ai ragazzi, se l'hanno effettivamente proposto loro direttamente, o se gli avete dato dei consigli, degli accenni. Dunque, noi abbiamo fatto un laboratorio di scrittura che è durato circa un mese e mezzo prima della produzione, e inizialmente noi eravamo partiti con un'idea un po' soft. Dopo TV Slam, che è il primo documentario che abbiamo fatto con loro, in TV Slam c'erano 8 ragazzi che riprendevano, era molto crudo come approccio, era molto anche sporche le immagini, però era molto anche dentro alla vita di strada.
ci siamo domandati come fare a coinvolgere un numero più grande di ragazzi. Quindi abbiamo pensato che l'idea del sillabario poteva essere una soluzione efficace. Pensavamo di fare 10 episodi da 10 minuti, tenendoci larghi, non essere vincolati alle lettere dell'alfabeto. Però è intervenuto il National Geographic e ha detto: no, a noi il progetto ci interessa, però vogliamo un episodio per ogni lettera dell'alfabeto. E deve durare 3 minuti, loro ci hanno chiesto questo, 3 minuti, tutte le lettere dell'alfabeto. Questo ha voluto dire un laboratorio che è appunto un mese e mezzo di laboratorio in cui noi abbiamo proposto innanzitutto le lettere e abbiamo cominciato a raccogliere delle storie a partire da quelle lettere e poi abbiamo cercato di indirizzare, proporre noi delle possibili parole, ma in corso d'opera ci siamo resi conto che il gruppo di ragazzi aumentava, dall'inizio erano 40, poi sono diventati 60, la voce si è sparsa e quelli che si sono aggiunti in coda al progetto portavano delle storie assolutamente originali, che su gran parte delle storie del sillabario sono arrivate nella fase finale. Quindi noi abbiamo fatto delle proposte, però per esempio l'idea della J di jogging, che è di Henry Canghete, che è l'autore, e noi mai avremmo pensato di proporre una parola del genere. Quindi è stato un po' un misto, è stato un lavoro insieme e cercare di indirizzare, anche perché poi lavorando con ragazzi che sono all'interno di un percorso di recupero, quando tu gli proponi una lettera d'alfabeto, un argomento, loro tendono a accontentarti, ossia a raccontare storie che accontentino una visione così generale delle organizzazioni non governative. Quindi per entrare invece più sull'intimità, come per esempio beauty, bellezza, questa cosa qui, c'è stato un lavoro proprio di tranquillizzazione, nel senso potete scrivere quello che volete, una volta che è stato capito questo, poi le storie sono venute fuori molto spontaneamente. Poi sì. No, è stato molto divertente perché c'era questo laboratorio, che appunto è la prima volta che si faceva un laboratorio di scrittura. TV Slam era stato girato facendo un lavoro di raccolta di storie attraverso con questi ragazzi, poi si era chiesto di girarsi, era data immediatamente la telecamera in mano ai ragazzi. In questo caso, con questo laboratorio di scritture e con questa crescita esponenziale del gruppo dei ragazzi, è stato un tour de force per noi pazzesco, perché la mattina c'erano queste sessioni di scrittura, loro scrivevano, in gran parte scrivevano in inglese, in questo inglese molto, molto, molto semplice, che pochi di loro sono andati a scuola per più di 5 anni, tutti sono andati a scuola per alcuni anni e poi hanno dovuto lasciare, eccetera. Quindi la sera raccoglievamo 20, 30, 40 storie e ci trovavamo in questa situazione di leggere queste storie. All'inizio eravamo anche, no, non sapevamo come sarebbe andata. Appunto, le prime storie poi erano un po' deludenti, perché erano le storie su Amref, erano queste storie qui, appunto. Poi piano piano si sono sciolti anche loro, poi abbiamo cominciato, appunto siamo intervenuti lì, non dicevamo no, appunto ci interessano proprio delle vostre storie, poi c'erano i volontari che hanno fatto un grosso lavoro di Amref, che hanno lavorato lì con loro, che stavano sempre dietro di loro e appunto cercavano di capire, perché dovevano essere storie che si potessero girare. E quindi è stato un tour de force di un mese in cui ogni sera leggevamo 40-50 storie e facevamo questo gioco delle lettere, perché poi cominciavano poi arrivava una storia che metteva in discussione tutto, nei cancelli, poi c'erano le scelte difficili da fare. Quindi è stata un'esperienza, credo, straordinaria. Sì, ne abbiamo raccolte 500-550, una cosa del genere di storie. E che volevo dire? Volevo dire una cosa, della scelta. 500 scritte tutte noi. No, ecco, questo volevo dire, bravo, che in realtà questa la struttura 3 minuti, poi che uno c'ha il vincolo del committente, quindi 3 minuti National Geographic, devi stare sui 3 minuti, in realtà loro ci hanno portato delle storie che erano perfette per 3 minuti, cioè erano mezza paginetta, massimo una pagina, in cui c'era un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Quindi anche lì il processo di scrittura non è stato guidato, era un formato che era giusto per quel momento.